dei cartomanti europei, visita il nostro sito www.cartomantieuropei.com, seguici in diretta streaming, chiamalo 0773 49 35 35 e comunica ai nostri centralinisti il codice che daremo durante le puntate. Se sarai la prima, avrai diritto a 10 minuti gratis di consulto più altri minuti a 50 centesimi. Seguici. Buonasera a tutti, sono Marika dei Cartomanti Europei e siamo qui per passare una mezz'oretta insieme. Nel caso in cui avete qualche dubbio o qualche problema, siamo qui per ricevere le vostre telefonate. Nel caso in cui ci volete seguire anche fuori dalla diretta, ci potete chiamare al numero 0773 49 35 35, in cui risponderanno i nostri centralinisti per darvi maggiori informazioni, anche per chi non ci ha mai chiamato, anche per chi non ci ha mai seguito. Può comunque chiamare, costerà come un'interurbana, e chiedere maggiori informazioni, per poi richiamare con il nostro numero 899-899-871 al costo di 1 euro al minuto. Nel caso in cui ci fossero chiamate svizzere, il numero è 0901-127-127. Altrimenti abbiamo anche a disposizione i nostri servizi in cui ci può essere l'oroscopo, quindi basta mandare un messaggio con scritto Astri al numero 488 3888 in modo che potrete ricevere ogni giorno il messaggio per quanto riguarda l'oroscopo da parte del nostro astrologo Azus. Oppure per quanto riguarda i numeri del lotto, per chi magari è appassionato di lotto, superenalotto e magari ecco, cerca anche un po' di fortuna, può comunque mandare un messaggio con su scritto fortuna al 488 3888. I messaggi arriveranno 3 volte a settimana, quindi ogni giorno in cui c'è l'estrazione arriveranno questi messaggi. Vi ricordiamo che questa è una diretta, quindi nel caso in cui vorrete vedere le repliche, sono comunque disponibili sul canale Sky Lombardia Sat, sul canale 908 di Sky, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. E il sabato mattina dalle 8 alle 11. Inoltre, abbiamo anche questa novità. Abbiamo un codice che vi posso fornire. Questo codice, praticamente, con questo codice, se si chiama al numero 0773 49 35 35, ci sono in omaggio i primi 10 minuti di consulto gratis. Poi a seguito, per tutto il resto della giornata, solo di oggi, si può continuare a parlare comunque con il cartomante che si sceglie al costo di 50 centesimi al minuto. Quindi comunque c'è una sorta di risparmio rispetto al prezzo fisso dell'899. Oltretutto, se riuscite a conservare questo codice fino al 31 dicembre 2015, potrete vedere sul nostro sito che è www.cartomantieuropei.it se avete vinto la nostra estrazione. Quindi, conservando questo codice, potrete anche far parte dell'estrazione, partecipare all'estrazione. Il codice è 1257904. Vi ricordiamo che i numeri disponibili per poterci chiamare, poter rimanere in contatto con me e con ovviamente anche gli altri cartomanti sono lo 0773 49 35 35, in cui potete chiedere maggiori informazioni, potete anche farvi spiegare, sai, magari per chi non ha mai chiamato, quindi non sa come funziona, c'è una chiamata. Buonasera, sono Marica, con chi parlo? Ciao Marica, sono Filomena. Filomena, buonasera, benvenuta in Buonasera. linea. È la prima volta che parlo con te. Sì, Filomena, piacere, ci possiamo dare del tu? Piacere. Ok,
Certo, sì. Ti Benvenuta devo dare la in data, Manica? Sì, certo. Sì, allora io sono nata il 17.774, Sì. lui 3.770. Come si chiama lui? Ti do solo l'iniziale. Marica, senti, io sono separata da 3 anni con lui e 2 mesi fa lui mi ha chiesto pure il divorzio. Adesso la mia domanda è questa, volevo sapere se al finale c'era o no questo divorzio o una riconciliazione tra me e lui. Ok, perfetto. Ti Vediamo subito. Allora, Filomena, ti mischio le carte. Quindi concentrati su di lui senza incrociarmi niente, né gambe, né braccia, né dita. Quando sei pronta, mi dai tu lo stop. Quindi vediamo se riuscirai a riconciliarti con tuo marito. Alto, Alto, basso, centro. Ci sono state parecchie litigate tra di voi, parecchie discussioni per arrivare comunque a questo punto. Però ti dico, a me le carte sinceramente non mi vengono chissà quanto negative. Anzi, considera che le carte mi parlano di allegrezza al cuore, consolazioni, quindi c'è comunque, diciamo, uno stato di armonia, nonostante ti abbia chiesto il divorzio. Le carte mi Non so, però parlano. Marica, scusami, Sì? però non si fa sentire, non chiama la bambina, niente. Esatto. Infatti è proprio per questo che ti dicevo, a me viene fuori la carta della conversazione che porta gioia e serenità. Quindi è come se ci fosse questo cambiamento di lui nei tuoi confronti, anche perché venendomi fuori carta di morte, quindi cambiamento, squilibrio, è come se le carte mi fanno vedere una situazione attuale di squilibrio, lo dice stesso la carta, no? Carta di morte, quindi un qualcosa di chiuso, un qualcosa di finito, un qualcosa di irrecuperabile, quindi una chiusura attuale, momentanea, squilibrio, quindi uno star male. Ma dopo la morte c'è comunque la rinascita, quindi è come se diciamo, questo cambiamento mi avviene nei tuoi confronti, anche perché c'è carta dell'ammalato, Filomena. Carta dell'ammalato mi sta a rappresentare una persona che comunque sta male, nonostante lui mi venga raffigurato con carta del nemico. Ti dico, c'è anche la carta del viaggio, il cambiamento di posizione legata appunto a questa carta di morte, quindi non mi sembra comunque essere un qualcosa di chiuso, un qualcosa di irreparabile. Anzi, le carte mi sono venute molto bene, Filomena. Ma Marica, ma quando è che lui si farà sentire? Perché non abbiamo sue notizie ormai, da quando abbiamo messo poco di mezzo. Da quant'è che non lo senti? Sono quasi 2 mesi. 2 mesi. Sì. Vediamo subito. Sì. Allora. Perché a me, Marica, io se lo devo riprendere, chiaramente è il suo cambiamento, ecco. Certo, giustamente. Allora, ti mischio le carte, Filomena. Quindi mi dai tu lo stop quando sei pronta. Alto, basso, centro. Dentro. Allora, innanzitutto a me dalle carte viene fuori la costanza che porta alla riuscita, quindi vuol dire che comunque andando avanti nel tempo e seguendo i tuoi passi, Filomena, quindi continuando comunque a lottare per i tuoi diritti. Intendiamoci, non è che tu devi stare a correre dietro a lui o a pregarlo, a No, supplicarlo di infatti non lo cambiare chiamo idea. mai, non lo chiamo Esatto, bravissimo. Le carte mi fanno vedere che comunque con questa carta della costanza si riesce comunque ad arrivare alla riuscita. Ti dico, non è un cambiamento immediato quello che mi viene fuori dalle carte, perché comunque c'è carta dei sospiri, quindi c'è l'attesa, la speranza e il tormento. Però ti dico, io vedo l'uomo interessato a te. Che qui mi viene fuori il re di quadri, quindi c'è comunque l'interesse legato a te, la matrice. Vedi, mi vengono fuori queste Avete due carte. cambiato? Ti dico, il cambiamento c'è ed è notevole. Vedi, c'è questo cambiamento sull'unione. Sì. E
Quindi c'è carta. Quando ti fa sentire che dici che non vuole più divorziare, ma. Allora, non è immediata, considera che comunque io il divorzio non lo vedo dalle carte, Filomena. Quindi già il fatto stesso che non vedo il divorzio vuol dire che comunque non ci sarà tempo per arrivare fino alla fine, non ci sarà tempo per arrivare fino a questa effettiva, a questo effettivo divorzio. Anzi, le carte comunque mi fanno vedere che lui non è che sta vivendo un periodo facile, tant'è che la stesura mi inizia con la malinconia, la felicità perduta. Capito. Quindi, ma quando è che viene contato da parte sua? Vediamo, chiediamo quando ci sarà la chiamata da parte sua. Allora, ti raccolgo le carte e te le mischio, Filomena. Quindi chiediamo quando ci saranno notizie da parte di io. Mi dai tu lo stop? Alto, basso, centro? Centro. Allora, nuove opportunità è la prima carta che mi viene fuori. C'è carta dell'Imeneo, c'è carta della fortuna, quindi, ed ecco qui la carta delle notizie. Più o meno quando? Allora, considera che le carte ti danno sempre dei tempi indicativi, Filomena, non sono dei tempi ben precisi o tempi concreti. Però, indicativamente parlando, le carte mi fanno vedere che entro la fine dell'anno, massimo inizi dell'anno nuovo, ci sono queste notizie, perché comunque... Lui... Per le feste, diciamo. Come? Per le feste di Natale. Ah no, speriamo di no. Speriamo anche prima. Però... Ah sì, sì, come lo hanno. Esatto, sì. Esatto. Però ecco, diciamo che non essendo ben precisi i tempi delle carte, comunque non ti posso dare una data specifica. Però a me le carte portano questa chiamata. Portano questa chiamata in cui lui ti parlerà del suo abbattimento morale. Perché essendoci la carta dell'ammalato... Vuol dire che comunque è una persona che non sta vivendo in maniera positiva questa separazione, questo divorzio. Te lo ha chiesto, sì, è vero, ma mi sembra più come un dispetto nei tuoi confronti che come realmente un... Brava, Marica, brava. Una sua volontà. Sì, infatti, sì. Perché poi... Dopo questa chiamata di riconciliazione, il matrimonio si riprende. Vediamo che cosa succederà dopo questa chiamata. Allora, aspetta che ti raccolgo le carte. Sei bravissima, Maria, veramente. Grazie, Filomena. E te le mischio. Allora, quindi vediamo dopo questa chiamata che cosa succederà. Dammi tu lo stop, Filomena. Stop. Alto, basso, centro? Alto. Non è male, eh? Già solo spaccando i mazzi mi viene fuori la persona interessata a te e carta della fortuna, del successo e del trionfo. Ti dico, comunque, i suoi sbalzi di umore si faranno sentire, eh? Perché c'è carta di... Sì, sì. Allora, se uno nasce quadrato, Filomena, non può morire tondo. È vero. Però è anche vero che, diciamo, dopo la batosta che si è preso, comunque mi cambia e mi cambia notevolmente nei tuoi confronti. Già il fatto stesso che finalmente dopo questa chiamata mi viene fuori la carta del Gran Signore, il protettore ricco e generoso, già questo comunque mi sta a dimostrare che lui si porrà in maniera completamente diversa nei tuoi confronti. Sì, dall'altra parte... Un marito e un compadre, ecco. Dall'altra parte, esatto, infatti, dall'altra parte c'è comunque la carta dei deliranti, quindi dall'altra parte è anche vero che magari appunto mi vive alti e bassi, perché? Perché da una parte c'è la malinconia, la felicità perduta, quindi lo star male per l'accaduto, per ciò che è successo, però dall'altra parte c'è anche la carta della fedeltà e del successo amoroso, quindi vuol dire che lui nonostante tutto ti è sempre stato vicino con il cuore e con i sentimenti, perché a me dalle carte i sentimenti vengono fuori, il re di cuori non è che mi esce diciamo in un inizio di sentimento o comunque in una perdita di tempo, il re di cuori è un sentimento, un amore grande e profondo basato sulla conoscenza di una persona, basato su comunque sul vissuto e sulla storia.
altrimenti, voglio dire, sarebbe venuta magari una carta, sì, di sentimento, ma più inferiore. Il re di cuori è comunque l'amore per eccellenza, quindi vuol dire che comunque lui non ha mai smesso di provare questi sentimenti. Questo sì, questo lo so, ma Mario, ma secondo te, cioè noi prima, completamente, litighiamo tutti i giorni, io voglio sapere cosa si migliorava la qualità del rapporto, ecco. Ok, Perché allora. lui, proprio perché c'è questa instabilità, io dicevo, sì, sentiamo questa instabilità trascinando, ecco. Capito. Allora, andiamo a vedere dalle carte come si instaurerà il rapporto tra di voi. Infatti. Allora, dammi tu lo stop, Filomena. Alto, basso, centro. Centro. Completamente diverso perché con carta dell'Imeneo, carta della stanza e carta del bambino, le carte mi stanno rappresentando, diciamo già stesso il fatto della carta del bambino, Filomena, mi sta a rappresentare comunque candore, semplicità. Il bambino non conosce sentimenti negativi, quindi è comunque un rapporto puro, semplice, pulito. Non conoscendo il bambino dei sentimenti negativi, andiamo automaticamente ad eliminare la cattiveria che si può instaurare in un rapporto, la rabbia, il rancore e vari sentimenti negativi che comunque avete vissuto voi direttamente in prima persona, perché se nel momento in cui vi trovavate a litigare non penso che avevate voglia di abbracciarvi. No, Un bambino, un bambino in tutto ciò però non porta rancore. Il rancore è un sentimento negativo, quindi già che questo mi viene eliminato dalle carte, vuol dire che comunque discussioni e bisticciate ci sono comunque, altrimenti. normale, nella E norma, quelle diciamo. fanno parte della coppia, però Quindi sono cosa è comunque. cambiato? Questo è l'importante, diverso. Assolutamente, assolutamente, ci sono proprio delle nuove opportunità. Quindi, Filomena, per quanto riguarda questo, puoi stare tranquilla. Quindi matrimonio va avanti, non ci sono più interruzioni, posso stare tranquilla. Su questo sì, puoi stare tranquillissima, Filomena. Poi, Ok, Marica, se sei vuoi, stata bravissima. se vuoi ci possiamo sentire anche in privato, Certo, se hai altri dubbi, se vogliamo risentirci, mi fai sapere anche come va. Grazie va bene, ti ringrazio Marica, sei bravissima, un bacione. a te, Filomena, un Grazie. bacione, ciao. Ok, ciao, ciao. Purtroppo quando ci stanno i divorzi con i bambini di mezzo, non è mai una bella situazione. Quindi ecco, come Filomena, sicuramente ci sono tante persone che soffrono d'amore, soffrono per i sentimenti. E noi stiamo qui apposta perché magari se possiamo dare un piccolo aiuto o una parola di conforto anche per vedere come andrà in futuro e cosa succederà in futuro, ricordo sempre che il numero da telefonare è lo 0773 49 35 35. Risponderanno i nostri centralinisti, quindi vi daranno tutte le informazioni possibili, anche per quanto riguarda, diciamo, il chiedere informazioni, il sapere come funziona il servizio, comunque, per sapere anche, chi c'è intorno o altrimenti chi non c'è, possiamo comunque prenotare, possiamo ricevere delle prenotazioni in maniera tale che, se magari quando si chiama non c'è il cartomante che si desidera in turno, nel momento in cui entra verrete contattati, quindi riceverete una chiamata dal nostro centralino per potervi mettere in contatto con il cartomante scelto. La novità è anche l'applicazione Divo. Quindi abbiamo creato anche questa applicazione che si può scaricare su tutti i telefoni o tramite Play Store o tramite Apple Store. Quindi è un'applicazione che può andare su tutti quanti i telefoni
in cui ci sono i giochi, quindi magari ecco, si può fare un consulto veloce, oppure ci sono comunque i turni dei nostri cartomanti. Potrete entrare sul sito, su questa applicazione, per vedere chi c'è in linea, chi è libero, chi è occupato e chi è anche fuori servizio. Quindi potete anche regolarvi per quanto riguarda i turni. Potrete prenotare anche una telefonata tramite questa applicazione, in maniera tale che, sempre lo stesso discorso, se il cartomante è occupato o magari non è in linea, nel momento in cui arriverà verrete contattati dal nostro centralino. Il numero da telefonare è l'899-899-871, nel caso in cui sapete già come funziona, quindi volete fare direttamente una chiamata alla vostra persona di fiducia. Per quanto riguarda il numero di telefono da contattare dalla Svizzera, è lo 0901-127-127. E per quanto riguarda l'oroscopo, abbiamo a disposizione un nostro servizio in cui basta semplicemente mandare un messaggio con su scritto Astri al 488-3838. In questo modo riuscirete a ricevere un messaggio ogni giorno con il vostro oroscopo da parte del nostro astrologo Azus. Per chi invece cerca un po' di fortuna, cerca magari ecco, dei numeri fortunati, quindi non riesce sempre a seguirci sul nostro sito o magari a chiamarci, anche in questo caso, senza bisogno di fare una telefonata, basta semplicemente mandare un messaggio al 488-3888 scrivendo fortuna. In questo modo riceverete direttamente sul vostro cellulare i numeri di telefono fortunati da poter giocare. I messaggi vi arrivano comunque 3 volte a settimana, quindi il martedì, il giovedì e il sabato, quando ci sono le estrazioni. Questa puntata comunque la potrete rivedere sul canale Sky Lombardia Sat, sarebbe il canale 908. Ci trovate lì in linea dalle 8 di mattina fino alle 13, o altrimenti dal lunedì al venerdì, o altrimenti il sabato dalle ore 8 fino alle ore 11. Quindi comunque ci troverete lì, potete andare a vedere le repliche o anche sul nostro sito ovviamente www.cartomantieuropei.it. Visitate il nostro sito perché ci sono tante novità, ci sono tanti aggiornamenti, tra cui oggi, e solo per oggi, chi chiama il nostro numero 0773 49 35 35 dando questo codice che sarebbe 1257904 riceverà i primi 10 minuti di consulto gratis e il resto dei minuti del consulto, quindi ovviamente se non bastano 10 minuti si può anche fare più tempo, il resto del tempo si pagherà 50 centesimi al minuto anziché 1 euro al minuto. Tenendo questo codice fino al 31 dicembre potrete partecipare all'estrazione, quindi andrete sul nostro sito internet www.cartomantieuropei.it e potrete controllare se avete vinto la nostra estrazione. Questo codice è valido solo per oggi, solo ed esclusivamente per oggi e solo per la prima persona che chiama. Quindi il numero da fare è lo 0773 49 35 35. Oppure, altrimenti, potete chiamare direttamente l'899-899-871. Vi ricordiamo che ci sono i nostri centralinisti che potranno rispondere, quindi nel caso in cui avete già la vostra cartomante di fiducia, avete già le vostre preferenze, avete appunto, siete già clienti, quindi già sapete con chi parlare e a chi rivolgervi, potete chiamare direttamente l'899-899 871, altrimenti lo 0773 49 35 35.
35, in cui potete chiedere informazioni, potete prenotarvi, potete chiamare. Mi raccomando, cercate comunque di visitare il sito www.cartomantieuropei.it, perché lì ci sono sempre in continuazione novità. Troverete la lista di tutte quante le cartomanti in servizio, troverete i turni di lavoro, quindi tutte le persone che saranno disponibili in base ai propri orari, in base a quando si desidera chiamare. O altrimenti, se volete rivedere questa puntata, ci trovate anche sul canale YouTube, quindi sempre cartomantieuropei.it, basta scrivere questo su YouTube e usciranno comunque tutte le puntate vecchie, sia questa sia ovviamente le altre registrate. Nel caso in cui volete ricevere come messaggio l'oroscopo o la fortuna, potrete mandare un messaggio con scritto Astri per l'oroscopo o fortuna per quanto riguarda il lotto al numero 488-3838. Vi ringrazio, buon pomeriggio a tutti, ciao! Ciao, sono Sara dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.com. Seguici in diretta streaming, chiama lo 0773 49 35 35 e comunica ai nostri centralinisti il codice che daremo durante le puntate. Se sarai la prima, avrai diritto a 10 minuti gratis di consulto più altri minuti a 50 centesimi. Seguici.